Torna la magia del presepe vivente di Chieti. Ieri migliaia hanno partecipato alla rappresentazione della Natività. L'Epifania rappresenta la manifestazione di Nostro Signore attraverso i Re Magi all'umanità. La magia del presepe vivente di Chieti torna in città e al parco archeologico del Museo La Civitella. I migliaia hanno partecipato alla 28ª edizione della Sacra Rappresentazione che dopo 4 anni di stop dovuti anche alla pandemia ha illuminato la cornice dell'anfiteatro romano. Il presepe, curato dall'Associazione Culturale Teate Nostra, si è aperto con la scena dell'Annunciazione lungo via Ravizza. Oltre 150 figuranti anche da fuori città che hanno dato vita alla manifestazione. L'entusiasmo del grande ritorno in città della storica iniziativa ha affollato diversi punti del percorso. Tra i più curiosi i bambini che hanno preso parte alla vita quotidiana del tempo tra una scena e l'altra con le note di Tu scendi dalle stelle degli Zampognari. Il percorso è giunto infine alla capanna della Natività benedetta da Monsignor Bruno Forte. Posta nel centro dell'anfiteatro, la scena è stata rappresentata dalla piccola Clarissa Mammarella di 6 mesi con la Madonna Sara Marcello e Lorenzo di Pietrantonio San Giuseppe. Grande la soddisfazione dell'amministrazione comunale, c'è tanto orgoglio per aver riproposto e promosso dopo tanti anni questa manifestazione caratteristica identitaria della città, ha detto il vice sindaco e assessore alla cultura e alle manifestazioni Paolo De Cesare. L'evento è stato sostenuto dal comune di Chieti in sinergia con la curia arcivescovile di Chieti Vasso e con la collaborazione della direzione regionale dei musei Abruzzo e dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Gli organizzatori si dicono felici e già pensano a ulteriori miglioramenti nelle prossime edizioni. A Pescara invece protagonista la Befana. Nel pomeriggio c'è stato l'evento clou con la Befana dei Vigili del Fuoco che ha riempito Piazza Salotto. La vecchina agile e scattante sotto gli occhi di migliaia di persone si è calata dall'alto portando dolciumi e leccornie per la felicità dei piccini. L'iniziativa è stata organizzata dall'assessorato ai grandi eventi insieme al comando dei Vigili del Fuoco di Pescara. Concludiamo le manifestazioni del Natale, ha evidenziato l'assessore Alfredo Cremonese, con un'esplosione di gente in piazza. Chiudiamo con numeri pazzeschi. Siamo soddisfatti ancora di più perché tutto è stato organizzato con fondi limitati rispetto agli anni passati. L'assessore ha poi voluto ringraziare tutte le parti interessate per la riuscita delle iniziative.